Salve a tutti, amici amanti dei bei libri e delle chiacchierate semiserie. Il mio ospite del giorno è uno scrittore e si chiama Claudio Loreto. Ciao Claudio, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, Rosanna, di avermi voluto gentilmente ospitare sul tuo bellissimo canale e grazie a tutti coloro che avranno la pazienza e la bontà di ascoltarmi un po'. Claudio, ti andrebbe di parlarci un po' di te? Chi sei e quali sono i tuoi sogni? E allora, diciamo, io parto dai tempi del liceo. All'epoca avevo il sogno, l'aspirazione di diventare un corrispondente di guerra, tant'è vero che poi mi ero iscritto all'università, alla facoltà di scienze politiche con indirizzo storico-giornalistico. Poi la vita in realtà mi ha portato a fare tutt'altro, ahimè, lavoro in banca, quindi un tutt'altro genere di attività e non ho comunque poi perso la voglia di scrivere. E infatti per molti anni ho collaborato come freelance, come co collaboratore esterno per delle riviste, per settimanali, per quotidiani, in materia soprattutto di storia e di politica estera. Infatti io sono molto appassionato di storia contemporanea. E questa attività, come vi dicevo, è andata avanti per molti anni finché poi l'ho interrotta allora per varie ragioni, anche perché mi sono poi a un certo punto un po' più concentrato su un altro aspetto importante, diciamo, del mio tempo libero, che è quello dello sport. Io ho praticato per tantissimi anni canottaggio a livello agonistico e pratico anche l'alpinismo, quindi ho messo un po' di lato, ecco, quello che era la scrittura. E finché non mi è tornata la voglia di riprendere la penna in mano, oggi si direbbe, diciamo, la tastiera. Una volta io, ma comunque io continuo a scrivere ancora a mano, prima poi riporto su tastiera. E io, allora, ho voluto così provare ad avventurarmi un pochino nella narrativa. E i miei racconti, tuttavia, risentono del mio trascorso giornalistico e della mia passione per la storia. Infatti, tutte le trame che io, diciamo, elaboro si svolgono sempre dentro una cornice specifica di realtà, cioè di avvenimenti realmente accaduti. E io, dicevo, un po' il presumin, diremo qui a Genova, la presunzione, diciamo, di definirli racconti, romanzi di genere storico. Com'è nata l'idea di scrivere i tuoi romanzi? E non so, sono delle casualità. Ad esempio, ora io mi viene in mente uscita uno, l'ultimo, quello che tu, tra l'altro, hai curato un bellissimo video, al quale ancora ti ringrazio, I segreti di Sarincotte. È nato così, casualmente, stranamente, perché io ho una nipote che sta svolgendo il liceo militare presso la scuola militare Teulier di Milano, e siamo andati alla sua cerimonia di giuramento. E mentre ero lì e vedevo tutti questi ragazzi, ragazzini, perché hanno tutti 17 anni, tutti, diciamo, orgogliosi, ragazze e ragazzi, orgogliosi nelle loro divise, presi dal loro ruolo. E improvvisamente mi si è accesa una scintilla, e ho immaginato, ma se tra questi ragazzi nascesse una storia, come si svilupperebbe proprio la loro vita militare? E ho proiettato, diciamo, che poi ovviamente la trama è cambiata in corso d'opera, ed è nato questo Sarincotte che si svolge in Afghanistan. E il protagonista, diciamo, parte per l'Afghanistan lasciandosi alle spalle una pesante vicenda sentimentale, una grossa delusione sentimentale, quindi sbarca, diciamo, ad Herat, e durante, diciamo, la sua missione, che tra l'altro, ecco, quando dicevo che contestualizzo, ecco, i miei racconti, si svolge all'interno, in un contesto realmente avvenuto, cioè la missione del secondo reggimento alpini della Brigata Torinese. Quindi la vicenda di Emiliano, il protagonista, si snoda su tutto quello che effettivamente gli alpini hanno realizzato,
i combattimenti che hanno avuto con i talebani realmente accaduti, affiancandolo a una propria vicenda personale che ovviamente quella è frutto di fantasia. Quindi, invece a breve pubblicherai un secondo romanzo? Sì, uscirà a breve, ha un titolo particolare, si chiamerà Liquirizia, perché uno dei protagonisti del romanzo sarà un orsacchiotto, a cui è stato dato, diciamo, questo nome da un generale sovietico che ha regalato diciamo, questo pupazzetto quando era bambina, a sua nipote, perché la nipote è una bambina che aveva paura del sonno, cioè di prendere sonno, di dormire, e allora lì viene regalato questo pupazzetto che l'aiuterà invece così a trascorrere delle notti serene. E questo pupazzetto l'accompagnerà per tutta la vita. Ecco, quindi spiegato il titolo del racconto. Il racconto anche lì comunque racconta di una vicenda sentimentale tra due soldati nemici, cioè tra questa soldatessa sovietica e un soldato nemico, nell'ambito della battaglia di Stalingrado. Battaglia di Stalingrado che fu quella che capovolse le sorti del conflitto in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale che proprio quest'anno, diciamo, ahimè, celebra gli 80 anni dal suo avvio, dallo suo scoppio, diciamo. Quando scrivi, hai bisogno di rispettare particolari rituali? No, no, scrivo, no, direi di no, cioè è tutto molto, molto spontaneo, molto come viene prima, ecco, niente di particolare. Bisogna un attimo vedere come viene l'idea di buttarla, diciamo, io dicevo, scrivo a mano, ecco, non mi metto al computer, non scrivo la bozza al computer, prendo carta e penna e scarabocchio, butto giù i miei pensieri, su quelli poi ci torno, li correggo, quando ricorrego pur lasciando tra una riga e l'altra dello spazio, poi alla fine finisce che questi spazi diventano sempre più sottili perché correggo, correggo sopra l'altro, alla fine non ci si capisce più niente. E comunque poi quando più o meno ho la traccia completata in questa bozza, questo scarabocchio, diciamo, pauroso, trasferisco tutto sul computer, quindi quello posso leggere a quel punto in maniera più lineare e apportare poi le ultime correzioni. Quando hai scoperto di avere questa passione per la scrittura? Per la scrittura da sempre, ti ripeto, sino a quando ero liceo, seppur con un'ottica, diciamo, giornalistica, quella del raccontare la realtà. E come dicevo, io ho anche un po' una passione, diciamo, tipo militare, essendo, premetto, assolutamente non militarista, decisamente no, però diciamo la vita militare aveva una qualche attrazione, un'attrazione per me, e quindi combinandola, ecco, con la passione per la scrittura che comunque ho avuto sin da ragazzino, ecco lì appunto il mio sogno di diventare un corrispondente di guerra, quindi di raccontare, poter raccontare agli altri, al mondo, quello che succede in realtà in determinate occasioni, in determinate situazioni, in determinati posti, di cui il resto del mondo non sa nulla. L'Afghanistan è stato un caso classico, che ora ho ambientato questo racconto in Afghanistan, è un caso classico, si è parlato tanto di guerra dell'Afghanistan, ma in realtà sempre in maniera molto, molto blanda, molto soft, ad esempio in Italia. La nostra missione è sempre stata presentata esclusivamente come una missione di pace, quindi portare dei benefici alla popolazione, quindi aiuti umanitari di vario tipo, quindi alimentari, sanitari, aiutare la popolazione locale a ricostruire pozzi, a ricostruire canali di irrigazione, nascondendo il fatto che in realtà lì i nostri soldati poi hanno anche combattuto, anche pesantemente. Questo aspetto è stato taciuto, se non quando volutamente, appositamente tenuto nascosto. Tant'è vero che noi abbiamo avuto delle unità di corpi speciali che hanno operato pesantemente sul territorio, avendo ovviamente anche le nostre vittime,
E quando qualche giornalista ha provato a chiedere informazioni ai vertici militari, al ministero su queste unità, si è sempre stato detto che ufficialmente è sempre stato affermato che queste unità speciali non sono mai esistite. E invece com'è nata la tua passione per la lettura, Claudio? Allora, la mia passione per la lettura, io ecco più che per i romanzi, sono sempre stato orientato più per i saggi, appunto, saggi di storia, biografie di personaggi storici, però ecco, il genere che più mi attira e mi piace è quello narrativo. Faccio un esempio, Stanotte la libertà di La Pierre Collins per me è uno straordinario esempio di letteratura storica perché narra gli avvenimenti, però diciamo in un modo, in una maniera avvincente, cioè fanno diventare la storia un romanzo. Quindi diciamo si apprendono avvenimenti con molti dettagli, tra l'altro è molto dettagliato il libro, però si ha l'impressione quasi di leggere un film, cioè di vedere un film, E infatti quello è il genere che io prediligo. Infatti poi ecco, sono portato a scrivere in quei termini che ti ho spiegato prima. C'è un personaggio storico che ti è stato particolarmente di ispirazione, anche nella vita o nelle cose che fai normalmente? Ma guarda, a me il periodo che appassiona di più, cioè io sono appassionato di storia contemporanea, però il secolo che mi affascina di più è l'Ottocento, quindi personaggi come Garibaldi, faccio un esempio, questi eroi ecco, molto romantici, molto idealisti e spesso e volentieri, ahimè, molto bastonati poi perché diciamo, ecco, a me hanno sempre molto affascinato questi personaggi qua. Se tu avessi la possibilità di riportare in vita Garibaldi, cosa gli chiederesti? Ah beh, mi farei raccontare tutto e gli direi, chiederei di portarmi con lui. Anche se poi ovviamente la spedizione dei Mille non è stata tutta rosa e fiori, per carità, ha avuto anche le sue macchie. Però ecco, l'idealismo che oggi è un po' anacronistico, oggi cioè, dire, sono comunque sentimenti, emozioni che difficilmente oggi forse si provano o sono comprensibili, diciamo, la nostra è un'epoca molto lontana, però è un tempo che mi affascina perché c'erano veramente degli uomini che mettevano a repentaglio la propria esistenza e dedicavano tutta la loro vita in una cosa in cui credevano fermamente. Forse noi oggi siamo un po' più portati al tornaconto, ecco, a tenere più in considerazione il nostro tornaconto, per carità, senza voler poi esaltare epoche diverse, perché poi l'uomo è sempre uguale in tutti i tempi, sotto ogni diciamo latitudine, longitudine, la natura umana è sempre quella che è. Però senz'altro c'era un clima allora che diciamo mi piaceva, mi piace, mi attira, mi entusiasma. Oggi sento diciamo mancanza di idealismo in tutte le nostre cose, c'è poco idealismo, ci vorrebbe un po' più di ispirazione, di valori, e sono venuti molto meno. C'è un romanzo o un saggio che in qualche modo è riuscito a cambiare il tuo modo di vedere il mondo? Bah, ti dicevo, ma da ragazzo mi era piaciuto molto Siddhartha, questa l'avevo letta ai tempi del liceo di Essa, avevo letto Siddhartha. E poi mi era molto piaciuto, poi diciamo era abbastanza elementare, però secondo me dava soprattutto per dei ragazzi dei messaggi importanti, cioè comunque spunti di riflessione importanti, avere o essere di Erich Fromm. Ecco, questi erano due libri che all'epoca mi avevano colpito molto. Qual è il messaggio più importante che hai trovato nel libro di Fromm che hai appena citato? Sono molto curiosa. E quello appunto di dare più valore, cioè noi una sorta di profezia la sua, ecco, lui già metteva, sottolineava il fatto che
si cominciava, cioè si era diventato molto più importante l'avere che non l'essere, cioè che l'identità di ciascuno di noi fosse determinata da ciò che si possedeva e si possiede e non da quello che si è realmente. E lui questo lo riscontrava anche nel linguaggio comune, dove una volta espressioni che denotavano un essere diventavano sempre un avere, cioè anche nel linguaggio comune il verbo avere ha cominciato a essere pesantemente usato e questo a suo avviso denotava appunto questa materializzazione del tutto e questo desiderio di possesso delle cose, sempre a discapito invece dell'espressione della propria personalità. E la sua, diciamo, il suo timore era che questo, diciamo, questo stato di cose andasse con la società moderna e quindi anche con lo sviluppo della tecnologia e tutto quanto a peggiorare, nel senso a comunque a portare l'uomo a essere sempre più concentrato sulle cose materiali e non su quel che si è. Cioè, oggi ciascuno di noi viene valutato più per ciò che ha, ciò che possiede, ciò che può, per non, anziché per quello che è realmente, che sente, per quello che pensa, per quello che può fare. Potrebbe fare. No, ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi. No, molto interessante perché a me Fromm piace molto e mi piacerebbe conoscere meglio la sua opera, per cui diciamo che questa tua. Tra l'altro, no, dicevo, il libro è scritto in maniera molto elementare, cioè molto semplice, molto, molto lineare, a volte in certi punti quasi banale, però riesce comunque a spiegare bene, a spiegare bene il suo concetto, cioè di questa trasformazione dell'uomo nella società, diciamo, contemporanea, quasi di oggettivizzare tutto. Ecco, tutto viene oggettivizzato e tutto viene misurato in base a ciò che sia, che si vuole avere. Grazie, molto interessante, lo leggerò di sicuro. C'è un libro che secondo te dovremmo leggere tutti? Questo è molto soggettivo, non saprei. Io ho un libro che è L'Odissea, un libro che io, diciamo, vabbè, da studente, un racconto, una vicenda che ho amato tantissimo è stata L'Odissea. E se dovessi salvare, ecco, qualche libro al mondo dalla catastrofe, uno di questi sarebbe sicuramente L'Odissea. Claudio, che tipo di lettore sei? Ah beh, io sono un lettore molto discontinuo, non leggo in via continuativa, posso stare anche tanto tempo senza leggere e poi magari invece per mesi mangiarmi un libro dietro l'altro. Come praticando l'alpinismo, ad esempio, negli ultimi anni ho letto tantissimi libri ovviamente di montagna, quindi io stesso ho scritto un piccolo romanzo, diciamo, che ha comunque come cornice la montagna, la scalata di due vette sognate dal protagonista del racconto. Che cosa ti affascina maggiormente della montagna? Il silenzio, la pace e la bellezza di quando si arriva dopo aver scalato una montagna, arrivare in cima e godere tutto attorno a sé, proprio il mondo a perdita d'occhio, una vista a perdita d'occhio, ripeto, sempre in una cornice di silenzio assoluto e di pace. Veramente, cioè, le nostre piccolezze, i nostri problemi, diciamo, quotidiani, perdono di valore, cioè ci si dimentica. Litigio per i motivi banali, le cose più futili che, diciamo, nella vita quotidiana, ahimè, hanno un peso perché poi viviamo dentro una realtà, quindi bisogna confrontarsi con tutto e con tutti, e che questo può creare, diciamo, ovviamente cose positive, ma anche insapori, cose negative, contrasti, ecco, e che diventano, a volte diventano per noi
delle questioni importanti comunque della vita quotidiana. Queste stesse cose, quando si è lassù, ci si rende conto, che si ha la piena consapevolezza di quanto siano inutili, quanto siano superflue, quanto siano effimere, insignificanti. Lì si ha veramente voglia di godere il mondo, di godere la vita, cioè per chi crede in Dio, di quasi di vedere Dio, ecco, e riempirsene, riempirsi gli occhi di quello che c'è tutto intorno. A proposito di libri che parlano di montagna, hai dei titoli interessanti da suggerirmi? Vabbè, tutti quelli di Bonatti, i vari di Bonatti. Ce n'è un altro molto bello, anche se è stato diciamo, molto criticato, è quello di Krakauer, intitolato Aria Sottile, che parla di una tragedia sul Monte Everest. Da cui è stato tratto anche un film, non dal libro, qualche anno fa è uscito anche un film dal titolo Everest, che ha avuto un grosso successo cinematografico, che però non, a mio avviso non... Vabbè, è un film. Tra l'altro è stato girato, le scene di alta montagna sono state girate qui in Italia sulle Dolomiti, tra le altre cose. Comunque, a parte questo particolare. E il libro di Aria Sottile invece descrive la psicologia e tanti dettagli di questa della vicenda che hanno portato poi alla fine alla morte di tantissime persone, e in maniera ovviamente molto più approfondita e interessante. Si capisce meglio che cosa, molto meglio di che cosa non sia successo. Però è un film, è anche un libro che è stato anche contestato da altri scalatori, per lui aveva partecipato a questa spedizione, perché ci sono stati dei dissidi tra i vari protagonisti sopravvissuti e si sono rinfacciati un po', se vogliamo, delle accuse, delle responsabilità. Comunque il libro, ora, al di là che sia ovviamente il punto di vista dell'autore, è scritto molto molto bene ed è molto interessante. Quindi, sotto il profilo alpinistico, la polemica a parte, diciamo, a debito di colpe a qualcuno a parte, è comunque un bellissimo racconto, e anche per chi non fosse appassionato di alpinismo o di montagna, sicuramente lo troverebbe molto molto interessante. Grazie per i tuoi suggerimenti, perché la montagna affascina molto anche me, cioè non sono un'esperta alpinista, però a me piace molto andare a camminare in montagna vivendo a Biella. Magnifico. Avete la Val d'Aosta a due passi? Sì, a Val d'Aosta però ci sono anche bellissime passeggiate qui nelle nostre zone, quindi la devo dire che ne approfitto con molto piacere. Certo, no, io sono un frequentatore, diciamo, delle Dolomiti, eppure essendo di Genova e quindi avendo più vicino, diciamo, vogliamo il Monte Bianco, la Val d'Aosta, diciamo, il mio tempo libero, io invece mi trasferisco più a Oriente. Sono delle montagne molto particolari, a detta di tutti, forse le montagne più belle del mondo, sotto il profilo, diciamo, est così estetico, ecco, tra virgolette. Val d'Aosta è bellissima perché ha le cime, dei massicci, comunque delle cime straordinarie, imponenti, alta montagna che incutono timore. Le Dolomiti sono molto più dolci, diciamo così, come montagne, pur essendo, diciamo, comunque montagne, quanto riguarda l'alpinismo, sono montagne di grandissima difficoltà tecnica. Claudio, tu che rapporto hai con gli audiolibri? No, non li sentivo, sento i tuoi, le tue sintesi. Ma non è un libro intero, devo confessarlo, non l'ho mai ascoltato. Così come non uso il tablet. A me piace, io sono all'antica, a me piace il cartaceo. Quando invece sono così sintetico, con descrizioni, come infatti tu sei brava in questo, devo dire, perché quando ascolto le tue cose non ti faccio un complimento così per dovere del momento. Perché poi invece invoglia ad andare a leggere, invoglia ad andare a leggere. Devo dire, però, ripeto, non l'ho mai provato l'audiolibro, dovrei provarlo.
perché sono istintivamente più portato ad avere in mano il cartaceo e sentire le pagine, sfogliare le pagine, sentire l'odore un po' della carta. Claudio, chi volesse contattarti, dove può farlo? Su Facebook, va bene, sono su Facebook, poi ecco, io non sono molto tecnologico, devo confessare. Eppure comunque sul mio profilo Facebook c'è cioè la mia mail, posso anche dare il numero di cellulare se vuoi. Ma è possibile incontrarti durante le presentazioni dei romanzi? Cioè, Sì, fai adesso delle sì, diciamo che non faccio eccessive presentazioni. Allora, l'ultimo ne ho fatte tre. Ora, di questo che uscirà, ne ho già in programma due sicure e altre due, tre, diciamo, in fase di allestimento. Comunque, adesso il prossimo libro è presentato al Book Pride di Genova di fine ottobre. Quindi io lì sarò allo stand della casa editrice che lo ha pubblicato, quindi avesse tempo da perdere con me, mi può trovare lì allo stand dell'editrice Leucotea. tu che rapporto hai con il tuo pubblico? Ma diciamo, quelle persone che mi contattano appunto tramite Facebook oppure qualche blog letterario, poi si sono instaurate. Anche se a distanza, diciamo, anche degli ottimi rapporti, diciamo, che definirei quasi delle amicizie virtuali, però sicuramente molto piacevoli, come nel caso tuo. Tant'è vero che adesso una delle presentazioni del prossimo libro lo farò grazie a un membro di un blog letterario, tra l'altro molto attiva su quel blog, una persona di grande cultura. E le ho lanciato l'idea e lei è felicissima, sta organizzando, quindi partirò, andrò in Sicilia e così ne sarà l'occasione, ma infatti ho detto soprattutto saremo tra amici e sarà l'occasione per conoscerci personalmente. È un'iniziativa meravigliosa. Sono molto contenta, sono molto contento anch'io, si farà il 14 di dicembre e sinceramente sono ansioso di conoscere lei, di conoscere la sua amica libraia che ospiterà l'iniziativa, tra l'altro una libraia molto attiva che organizza tantissime altre cose, poi ho visto anche spettacoli teatrali, quindi diciamo, pur essendo un paese, diciamo così, non un grosso centro della Sicilia, è comunque un centro molto culturalmente molto molto attivo, quindi sono molto incuriosito. Ci puoi dire esattamente dove? Così almeno i nostri amici siciliani che ci stanno A ascoltando. Troina, provincia di Enna. Troina, provincia di Enna. Benissimo. Così magari i nostri amici siciliani potranno venire a trovarti se si troveranno lì dintorni. Sabato 14 dicembre abbiamo fissato. Che ora? Vabbè, quello ancora non l'abbiamo, però sicuramente intorno alle 15, 18, 17, 18, però l'orario ancora non l'abbiamo fissato perché poi prepareremo ovviamente una locandina, un piccolo comunicato, ma sarà soprattutto una cosa, diciamo, amichevole, ecco, come piace a me, le presentazioni quelle pompose vanno bene in certi contesti, ad esempio l'ultimo romanzo, quello che avevo scritto precedentemente, l'abbiamo presentato al Ducale in una sala storica, condotto meravigliosamente da chi mi ha introdotto, però era per un verso un'esperienza unica, bellissima, la mia più bella presentazione, però era un po' più formale, ecco, per quanto lei ci abbia messo anche a proprio agio il pubblico, infatti alla fine erano tutti molto molto soddisfatti. Qua invece saremo praticamente tra amici, quindi si riunisce questa piccola libreria, si chiacchierà come ho fatto nell'ultima presentazione in Cadore. Alla fine ci siamo parlati anche di altre cose, cioè ecco, siamo partiti dal libro e si è finito per parlare poi anche di altri argomenti, ovviamente di montagna, stare in montagna, ma è stato comunque molto, molto gradevole. Bello.
Claudio, a questo punto, dopo aver risposto gentilmente a tutte le domande che ti ho fatto, mi piacerebbe lasciarti uno spazio bianco da riempire con un messaggio che ti sta particolarmente a cuore e che vorresti comunicare alle persone che hanno avuto la gentilezza di ascoltarci fino a qui. Un messaggio particolare. Di non dimenticare, ecco, è difficile anche per me, nella vita quotidiana, che un vortice ci attira in tante cose. Di non dimenticare mai che si vive una volta sola e quindi bisogna vivere tutto molto, molto intensamente e cercare, per quanto possibile, ovviamente, di realizzare i propri sogni. Sforzarsi, se non ci si riesce, non si avranno comunque rimpianti. Non si avranno rimpianti. La cosa peggiore che si può avere alla fine, al termine della propria vita, è avere rimpianti. Per dire ci ho provato e non ci sono riuscito, è un discorso. Non averci nemmeno provato significa non aver vissuto. Un bellissimo messaggio, grazie. Ne farò tesoro anch'io perché è un messaggio importante e molto motivante per tutti noi. Quindi grazie. Dovrebbe esserlo per me soprattutto perché anch'io ci casco spesso, non sto sempre su quella via lì, è dura riuscire ad avere sempre fissa questa idea qua, che ripeto, purtroppo poi la vita quotidiana ci assorbe tante piccole cose. Ti ringrazio infinitamente per aver conversato con me. È stato un vero piacere conoscerti di persona finalmente, perché noi abbiamo sempre avuto scambi tramite mail, però adesso finalmente ho avuto il piacere di conoscerti. Sei una persona simpaticissima ed estremamente interessante. Quindi sono davvero onorata di aver potuto chiacchierare con te. No, l'onore è mio perché per il tempo che mi hai voluto dedicare, con tutto anche qua dico sempre, vedi, il tempo, io dico sempre, è molto poco e prezioso per tutti. Quindi che tu mi abbia dedicato tutto questo tempo, io te ne sono sinceramente grato. Grazie ancora Claudio, è stato un piacere immenso e ringrazio tutte le persone che hanno avuto la gentilezza di ascoltarci fino alla fine. Ci vediamo presto con una nuova chiacchierata semiseria. Grazie a tutti, ciao a tutti.